Addio a una borgata fantasma, la curiosa storia di Brusaschetto nell'Alessandrino, dove le case mai abitate da nessuno ora vengono cancellate dalle ruspe. Vorrei ritornare agli anni 56-60, quando è stato deciso la costruzione di queste case. Queste case sono state costruite perché un certo numero di famiglie di Brusaschetto avevano avuto talmente tante problematiche, tanti danni, che era stato necessario fare un decreto della Presidente della Repubblica di trasferimento di una parte del centro abitato. Queste case appunto sono state costruite per dare una casa a quelli che avevano la loro casa danneggiata talmente tanto che non potevano più abitarla. Tutti noi sappiamo che la decisione di costruire quelle case in quella zona è stata una decisione scellerata, in una zona in cui era facilmente prevedere delle alluvioni. Ma l'assurdo di quella situazione è che quelle case non sono mai state abitate da nessuno di chi ne aveva diritto. Vi ringrazio per la vostra presenza. Il sindaco e poi il dottor Bruno e l'impresa, qui c'è il presidente anche del parco, ci daranno tutte le indicazioni che saranno necessarie.
Bene, buonasera a tutti. Questa serata chiaramente, come ci eravamo promessi con l'impresa e con tutti voi, serve ad illustrare quello che è il percorso, come avevamo già detto un anno fa quando ci siamo visti, prima dell'inizio dei lavori, dell'abbattimento e così via, ci saremmo trovati a relazionare in merito a quanto sarà fatto. Bene, lunedì si parte con l'abbattimento del Boschetto Basso. Per me questo è un traguardo che, come ho già detto più di una volta in queste riunioni, giunto a un certo punto del nostro mandato, vedevamo molto ma molto lontano. È storia d'Italia, il governo Fanfani e le sue case e le scelte di questo tipo, è storia d'Italia però anche quella degli abitanti di Brusaschetto, è storia d'Italia anche quella che non riguarda solo le cave, appunto il termine cava qui diventa un termine estremamente pericoloso da usare, perché sono cave anche quelle che hanno fatto venire giù il paese, insomma, cioè usavamo lo stesso termine per definire, come diceva qui Sergio, il fatto di un intervento di riqualificazione naturalistica, usavamo per motivi burocratici, per semplificare, perché si parla così, lo stesso termine con il quale si era qualificato il lavoro e l'attività che per anni aveva fatto cadere Brusaschetto, insomma. Per cui anche questo è un errore da non ripetere. L'idea del progetto è quella di riuscire a riqualificare un'area utilizzando i proventi dell'attività estrattiva. È, devo dirlo, una delle poche leggi in Italia che di solito sono confuse. La legge che riguarda le cave, le nuove cave all'interno dei parchi è chiarissima, perché c'è un articolo che è incontrovertibile, dice: all'interno delle riserve naturali non è possibile aprire una nuova cava, punto, e quindi è chiarissimo. Noi ci muoviamo con questo tipo di lavoro perché questo è una riqualificazione dell'ambiente, nel senso che si riprende una situazione che c'era 100 anni fa probabilmente, sia dal punto di vista vegetazionale, sia dal punto di vista proprio della corsualità del fiume. Noi intendiamo sviluppare un progetto che dura 5 anni. L'autorizzazione dura 5 anni a partire dal settembre dell'anno scorso, ma quindi un pezzo è già partito. Sostanzialmente i lavori di escavazione dureranno circa 4 anni, saranno accompagnati una volta finita la strada, una volta finito l'abbattimento delle case, saranno progressivamente accompagnati già da operazioni di recupero e ripristino. Non stiamo costruendo strade o palazzi, stiamo costruendo habitat, ecosistemi, cercando di creare condizioni particolari per la fauna, creare particolari zone umide. Si tratta di innestare dei processi che poi dovranno evolvere naturalmente, che non è che siamo noi che facciamo. Deve essere un posto da un lato bello, dall'altro lato però ricco di vita, ricco di complessità e di biodiversità. Thank you.
Okay. Cheese. Ancora una, solo la giunta. Facciamo una giunta, dai. Facciamo una giunta di